Grande ragaz, rieccoci. Ragazzi, siamo sotto Natale e ognuno di noi pensa bene di farsi un regalo. Io ho pensato bene di fare il regalo alla mia macchina. Quindi ho preso dischi e pastiglie, quindi anteriore e posteriore, così faccio, come si dice, due piccioni con una fava. È un vecchio detto. Praticamente, visto che siete in tanti che mi avete chiesto: Vincenzo, ci fai vedere la procedura per arretrare i pistoni sulle macchine dotate di freno a mano elettrico? E allora ho detto: sarà bene che in questo video faccio l'uno e l'altro, quindi accontento me perché mi sono fatto questo bellissimo regalo, e accontento voi, ma dico voi perché siete in tantissimi, per quanto riguarda quella procedura. La procedura che vedrete in questo video è molto interessante, prima di tutto, perché ho cercato di mettere più diagnosi in un unico video. Quindi vi faccio vedere la procedura con il VAG, la procedura con il Delphi, con il VURT, e infine useremo il TEXA. Allora, c'è da dire una cosa, che innanzitutto, per prima cosa, prima che mi dimentico, per fare questo lavoro su, per quanto riguarda l'arretramento delle pinze dei freni sul posteriore, quindi freno a mano elettrico, è consigliabile sempre collegare un booster sulla batteria, perché praticamente la diagnosi deve essere collegata tutto il tempo che si fa appunto il lavoro. Diciamo, il quadro lo potete spegnere, però la diagnosi rimane collegata sulla vettura. Quindi è consigliabile, ma in ogni caso, tenere sempre un booster collegato. Il video si svolge così: io vi faccio vedere una ruota anteriore e una ruota posteriore, perché le altre sono uguali, identiche. Ovviamente sull'anteriore non c'è bisogno di una diagnosi, ma soltanto sul posteriore. Quindi vi faccio vedere solo diciamo i passaggi dall'inizio alla fine con il VAG, il Delphi e il VURT, mentre per quanto riguarda il TEXA lì avviene proprio la vera lavorazione. Quindi smonterò i freni dietro, collegherò il TEXA, faccio l'apertura delle pinze dei freni, faccio la sostituzione dei dischi e pastiglie posteriori, poi dopo, sempre con il TEXA, faremo la chiusura delle pinze. Quindi io dico che questo qua viene fuori un video carino e accontento molti di voi. Un'altra cosa che ci tenevo a precisare, visto che siete in tantissimi che mi chiedete: Vincenzo, che marca devo prendere di questa roba, di quest'altra? Allora, io è già da un bel po' che uso queste marche qua, ne uso tantissimo. Questo qua l'ho già montato in passato e le monto tuttora. C'è da dire una cosa: allora, innanzitutto, tutti quelli che ho montato, questi impianti freno qui, ma che siano anche dei filtri, i clienti si sono trovati tutti quanti bene, specialmente sui freni. C'è da dire una cosa: per quanto riguarda questa ditta Blueprint, a differenza delle altre, loro danno 3 anni di garanzia sul materiale. E poi un'altra cosa ancora che c'è da dire è che hanno anche una vasta gamma per quanto riguarda i ricambi, sia su veicoli asiatici che europei. Quindi direi che qui, ragazzi, non si scappa. Quindi lo sapete che quando io utilizzo un prodotto o una chiave, un estrattore, un qualsiasi cosa, io vi tengo sempre presente, siete sempre nei miei pensieri, vi penso sempre. Quindi quando faccio non dico neanche delle scoperte, ma vengo a conoscenza di alcune cose, le prime persone siete voi, e quindi io, attraverso i video, vi faccio vedere tutte queste cose qua. Oggi faremo insieme lo smontaggio e montaggio i freni su questa macchina, quindi è un Audi A4, che sarebbe la mia macchina. Quindi, riepilogando tutto quanto, io sono pronto, non so voi, quindi andiamo, partiamo. Allora, intanto andiamo a aprire il materiale e io inizierei dai posteriori. Allora, come si apre qua?
le pastiglie. Questi sono i dischi. Allora, questi dischi qua sono quel modello verniciati, che praticamente, guardate, sono verniciati sia qui sulla circonferenza esterna che questa qua interna. Praticamente evitiamo di fare la ruggine. Qui non ce n'è di bisogno perché tanto ci batte la ruota, e qua invece è dove lavora la pastiglia dei freni. Ecco, ovviamente questi qua sono quel modello di dischi che vanno sgrassati, sono diversi dagli altri che avete già visto altre volte, che sono tutti verniciati di grigio, che non vanno puliti, vanno montati così perché ci pensa tutta la pastiglia a fare il lavoro. Questi qua invece sono quel modello, vedete che non c'è, ma però sono verniciati. Questi qua sono perfetti, ottimi. Per quanto riguarda invece la procedura con il Delphi, ovviamente una volta collegata la presa OBD alla vettura, apriamo il programma, andremo a metterci i dati, quindi Audi, il modello, l'anno di costruzione, e subito qui entriamo nei freni. Qua. Poi scegliamo freno di stazionamento, ovviamente il quadro della macchina deve stare acceso, facciamo OBD, entriamo dove ci sono la chiave inglese con il cacciavite, quindi regolazione. Andiamo in questo menu a tendina, se vedete qui in alto c'è scritto ripristino dei pistoni prima della manutenzione, sotto c'è scritto movimento dei pistoni in avanti dopo la manutenzione, visto che noi dobbiamo cambiarli facciamo la prima voce, quindi clicchiamo, qui ci dà delle avvertenze di andare a leggere. Una volta letto tutto, qui in alto a destra bisogna dargli l'ok. Ovviamente ci dice motore spento della vettura, quadro acceso e nessun guasto memorizzato. Clicchiamo OK. Dopo aver fatto l'apertura dei pistoni, possiamo anche uscire, quindi tornare indietro. Possiamo spegnere il quadro, facciamo il lavoro alla vettura, quindi dischi e pastiglie. Dopo aver montato tutto, ci assicuriamo di andare a pompare sul pedale, quindi indurire. Dopo aver finito tutto, rientriamo nella procedura Delphi. Torniamo nelle regolazioni, entriamo di nuovo nel menu a tendina e stavolta facciamo la procedura dopo la manutenzione. Leggiamo le avvertenze, clicchiamo OK, ci ricorda sempre motore spento, accensione attiva senza errori, mi ricordo il freno a mano sempre tolto, quindi deve essere a riposo. Cliccare OK.
dopo aver fatto la chiusura, torniamo indietro. In teoria noi errori non ne abbiamo, quindi in teoria non li abbiamo anche adesso, però magari se volete, una volta uscito fuori da questo programma, potete lanciare una scansione. Se ci sono degli errori li cancellate, altrimenti uscite fuori. Quindi dopo fatto questa operazione si ritorna sempre in vettura. Facciamo l'avviamento. Ci assicuriamo sempre che non ci sono errori. Andiamo a vedere il freno a mano se funziona correttamente. Perfetto. Lo togliamo. Errori non ce ne sono, quindi se anche a voi succede questo, vuol dire che è andato tutto nel verso giusto. Per quanto riguarda invece la procedura con il Wurt, è uguale identico al Delphi. Quindi dopo aver selezionato la marca, l'anno e il modello, qui in basso andiamo a scegliere il tipo motore, quindi abbiamo un CAHA 125 kW 170 cavalli. Poi entriamo in diagnosi, in basso qui funzione, taratura, scorriamo giù fino a trovare la voce freno di stazionamento, eccolo qui, e troviamo la stessa identica procedura che aveva il Delphi, quindi movimento dei pistoni in avanti dopo la manutenzione, quindi dopo la sostituzione, ripristino dei pistoni prima della manutenzione, quindi lo dobbiamo fare questa qui. Ripristino dei pistoni prima della manutenzione. Clicchiamo. Andiamo avanti. Anche qui ci sono le avvertenze da leggere. Andiamo a mettere la spunta qui, quindi avvertenze lette. Avanti. Motore spento, accensione attiva, nessun guasto memorizzato. Noi guasti non ne abbiamo, quindi gli facciamo ok. Dopo questa procedura di apertura dei pistoni possiamo anche tornare indietro, uscire magari da questa schermata. Dopo usciti fuori dalla funzione spegniamo il quadro, cambiamo dischi e pastiglie e dopo aver montato tutto ci ricordiamo sempre di andare a pompare il pedale. Poi rientriamo di nuovo nella funzione, quindi andiamo a prendere freno di stazionamento, andrò a scegliere la voce movimento per pistoni in avanti dopo la manutenzione, quindi dopo i freni. Qui andiamo sempre a dare la spunta.
su avvertenze LED. Andiamo in avanti. Ci dice sempre che il motore deve essere spento con la chiave inserita. E dopo la chiusura direi che abbiamo finito. Volendo, da questa schermata si potrebbe anche andare a leggere gli errori, quindi per quanto riguarda il freno di stazionamento. E ovviamente entriamo in vettura e andiamo a vedere se non si sono memorizzati degli errori. Quindi mettiamo in moto. Andiamo a vedere appunto il freno a mano se funziona correttamente. Ok, errori non ce ne sono, quindi vuol dire che è andato tutto nel verso giusto. Per velocizzare il video ho già messo la macchina sul ponte, ho collegato un booster, voi potete mettere tranquillamente un mantenitore. Ho preparato la diagnosi Texa e all'interno c'è la sua presa OBD. Eccola qua. Una volta collegato qui, ho già acceso il quadro. Allora, partiamo subito con l'operazione. Facciamo car, auto, Audi. Allora, è una cosa che potevo fare anche con le altre tre diagnosi, ma ve la faccio vedere qui. Praticamente, anziché andare a mettere tutti i dati, vado a schiacciare questo tasto qui arancione, che sarebbe il VIN. Praticamente mi trova la vettura in automatico. Ok, adesso qui andiamo a scegliere la nostra vettura, che è questa è non road, la mia non è un non road. E questa qui, 2016, 4, station wagon, tipo motore, eccola qui. Ok. Qui andiamo su manutenzione veicolo. Andiamo su freni. Apertura, pastiglie, freni. Start. Ok, ci dice di accendere il quadro, ma è già acceso, quindi lo confermiamo. Allora, qui ci viene scritto in alto, apertura, pastiglie, freni. I freni vengono aperti completamente. Attenzione, il freno di stazionamento deve essere disinserito. Vi ricordate che ve l'avevo già detto, infatti, nella vettura il freno a mano è disinserito, quindi possiamo proseguire. Faccio conferma. Perfetto. Regolazione terminata. Preme conferma per continuare. Quindi io faccio conferma. Vado, allora qui innanzitutto mi viene scritto anche modalità sostituzione pastiglia freno attivo, quindi faccio X per tornare un passo indietro, praticamente per tornare diciamo alla schermata principale dove poi mi chiedeva di avanzare con i freni.
che praticamente sarebbe questa qua, chiusura pastiglie freni. Quindi a questo punto lascio la diagnosi così, è sotto carica per evitare che si spegne, e andremo a chiudere il quadro. Ecco qua, ovviamente lì ci lampeggia il freno a mano perché siamo in lavorazione. A questo punto io posso alzare la vettura e iniziare a smontare. Smontata la ruota, andiamo subito dentro nel pistone, quindi andiamo a retrare, metto il cacciavite tra la pastiglia e il pistone e spingo verso l'interno. Ovviamente con quell'operazione che abbiamo fatto con la diagnosi ci permette di arretrare adesso il pistone tranquillamente, come se fosse una normalissima vettura, quindi come quando facciamo sull'anteriore. Ok, praticamente è andato tutto indietro, quindi a questo punto qua possiamo già svitare i due bulloncini della pinza e metterla più indietro possibile per andare a svitare i due bulloni, che sarebbero questo e l'altro, lo vediamo meglio dopo che abbiamo tolto la pinza, per andare a togliere il portapinze. Una volta poi tolto il portapinze, svitiamo questo bulloncino qua, questa vitina piccolissima qua davanti, per rimuovere il disco. Allora iniziamo subito, andiamo a svitare appunto le due vitine qui della pinza con una 15 e una 13. Allora allentiamo anche qui. Ok, prendiamo questo qui che facciamo prima. Allora, spostiamo la pinza, eccola là, proviamo di metterla più in là possibile, ma più di così non va. Allora, la prima cosa, andiamo subito a controllare le pastiglie per vedere se non hanno sbagliato, ma a quanto pare mi sembra proprio di no. Sì. Allora io dico che se le pastiglie sono loro, difficilmente hanno sbagliato anche con i dischi, quindi secondo me se le pastiglie sono buone, sono queste, quasi sicuramente lo sono anche i dischi. E con la 18 andiamo a svitare qui, magari vediamo un po' se riesco a metterci questa qua lunga, così faccio meno fatica. È una posizione un po' scomoda, ecco, infatti molto scomoda. Ecco, lei è uno. Allora, per comodità usiamo questa 18
Allora, qui abbiamo uno lungo e uno corto. Il lungo viene qua e il corto laggiù. Allora, scusate, ma molto probabilmente, siccome che prima la GoPro è toccata qui sul parafango, si era spostata, quindi ho dovuto chiudere un attimo e riposizionare la GoPro. Dopo aver rimosso i due bulloni della pinza, andiamo a togliere questo bullone qua. Io qua davanti ho un distanziale, quindi ho una vite molto più lunga. Ecco qua. Io direi che si è attaccato. Allora, dopo qualche martellata siamo riusciti a tirarlo via. Adesso qui gli daremo una bella grattata, andiamo su di grasso ramato e chiudiamo tutto. Ovviamente andremo a confrontarli, ma direi che non c'è assolutamente problema. È uno e due. Ok, perfetto, è lui. Quindi pulizia, pulita anche questo qua. Ok, direi che basta. Allora andiamo subito a mettere il grasso qui. Allora, poi
questi vanno bene, non li stocco neanche. Ci assicuriamo che i ferretti sono dentro. Ci possiamo darci una spazzolatina anche qua dentro questi ferretti. Ok, allora scusate ragazzi, sono stato interrotto un'altra volta, vabbè. Dopo aver sgrassato per benino il disco, lo mettiamo in posizione, eccolo qua. Andiamo a metterci questo sopra. Allora, questo non si trova, ed era questo qua neanche, e qual era? Eccolo qua, questo foro qui. Andiamo a metterci la sua vite. Perfetto. Allora, gli diamo due colpi per assestarlo. Ok, non c'è bisogno di stringere forte perché dopo si fanno solo dei danni, quindi siamo pronti per andare su con questa pinza. Potremmo andare a metterci anche un po' di frenafiletto, vediamo un po' qual era quello aperto, questo, poco senza esagerare, utilizzo questo frenafiletti della Febi. Mi trovo molto bene. Allora vedete, guarda, non ho neanche esagerato, giusto in punta, perfetto. Andiamo dentro. Vediamo un po' se riusciamo ad avvicinare un po' di più. Qui praticamente la chiave è troppo grossa qua e non riesce a entrare bene. Ok, questo è andato, questo pure. Direi che possiamo anche stringere. Allora, gli diamo due colpi finali, quindi è uno e due, e qui non scappa niente qua. L'altro dov'è? Qui è uno e due, perfetto. Andiamo su con le pastiglie.
l'altra pastiglia l'avevo lasciata qui. Ok, visto che dietro non riesco a vedere, guardiamo con lo specchietto se è andato tutto a posto. Ok, sembrerebbe di sì. Adesso procediamo a chiudere la pinza perché abbiamo finito. No, non ci credo. Bene. Sì. Mi fa perdere solo tempo. Ok. Perfetto. Uno. E due. Perfetto. Allora, secondo me, ragazzi, è un gioco da ragazzi, vero? Davanti è ancora più semplice. Allora, come abbiamo detto all'inizio, io adesso mi faccio anche dall'altro lato, a voi non ve lo faccio vedere, tanto è uguale, identica la procedura, quindi ci vediamo dopo per la chiusura delle pinze. Ragazzi, bellissimi, mi piacciono un casino. Allora, dopo aver fatto anche dall'altra parte, ho aspettato voi giustamente per chiudere le pinze. Ho già acceso il quadro. Lui è andato in stand-by. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ok. E questa è la schermata che avevamo lasciato, quindi è ancora defreglato su apertura pastiglie freni. In questo caso noi dobbiamo fare chiusura, quindi chiusura pastiglie freni, freni di stazionamento elettronico. Ma ovviamente mi stavo quasi per dimenticare un passaggio. Prima di andare ad avanzare con il freno di stazionamento, sarà bene che andiamo a pompare il pedale del freno. Quindi prendo una luce, ecco qua, il pedale è tutto su, perfetto, e solo adesso possiamo dargli il consenso di chiusura pinze freno. Accendo il quadro e l'abbiamo già acceso, lo confermiamo. Ovviamente ci ricorda sempre che qui chiusura pastiglie freni da eseguire dopo aver montato le nuove pastiglie. Le pastiglie dei freni vengono appoggiate al disco, quindi mandiamo via questa piccola schermata. Regolazione di base, premi conferma per proseguire. Quindi prima conferma.
Perfetto. In questo caso lui ha già fatto l'avanzamento delle pastiglie. Qui è ancora tutto spento e quindi è giusto che sia così. Regolazione terminata, premere conferma per continuare, quindi facciamo così. Modalità sostituzione pastiglie freno attivo. Allora, adesso noi torniamo indietro perché potremo fare ancora un'altra regolazione. Quindi facciamo così, torniamo indietro. Allora, questa qui la chiudiamo. E qui sotto qui abbiamo un'altra voce, registrazione pastiglio e freno, quindi gli facciamo fare quest'altra procedura, start, accendere il quadro, è già acceso, confermiamo, regolazione di base, premi confermo per proseguire, adesso confermo e vi faccio sentire cos'è che fa. Poi accendere la luce così vi faccio vedere. Perfetto. Regolazione terminata, premere conferma per continuare. Non sono stati rilevati errori, quindi ragazzi abbiamo finito. Adesso torno indietro. L'unica cosa che ci resta da fare è andare a accendere la vettura e vedere se non ci sono dei strani errori, ma in teoria non ce ne dovrebbero essere. Quindi facciamo l'avviamento. Direi che è tutto spento. Proviamo a azionare il freno di stazionamento. Perfetto, qui è tirato, lì ce lo indica, lo disinseriamo, spia accesa, errori non ce ne sono, quindi ragazzi è andato tutto a buon fine. Ok, dietro abbiamo fatto, adesso passiamo all'anteriore. Ragazzi, preparatevi perché è molto più semplice, andiamo. Invece, per quanto riguarda l'anteriore, come dicevo prima ragazzi, è veramente un gioco da ragazzi. Quindi partiamo nel tirar fuori i dischi. Allora, ovviamente sono uguali identici a livello di colorazione, quindi sono comunque verniciati, quindi antiruggine. Questi sono autoventilati, mentre quelli che abbiamo montato dietro no, sono sempre da sgrassare. Andiamo a aprire le pastiglie. Allora, qui abbiamo un segnalatore su una pastiglia, e l'altra invece è senza segnalatore. Da questa parte abbiamo il segnalatore, quindi quella pastiglia lì viene montata qui. Quindi partiamo. Partiamo e io vado a togliere subito il ferretto qui. Togliamo via i due tappini che sono qui laterale. Uno e l'altro qua dietro. All'interno troveremo quel solito bulloncino con testa esagonale da 7, che fa anche da colonnetta, da scorrere, praticamente fa scorrere la pinza avanti e indietro. Adesso ve la faccio vedere. Intanto la tiriamo via.
sarebbe questa qua. Sul posteriore avevamo, se vi ricordate, sul portapinza avevamo i due scorrevoli che fanno anche, diciamo, sì, tengono su la pinza sul portapinza, e quindi fanno anche da scorrevole, no? All'interno, ricordate, c'è il cuffiotto esterno e dentro appunto c'è il pistoncino, diciamo, che va dentro e fuori, che ogni tanto andrebbe smontato e ingrassato. Questo qua non ce l'hanno, è tutto un altro modello e l'abbiamo già visto e stravisto in altri video, però a noi ci piace sempre dirlo e ricordarlo. Questo qui è fatto diversamente, scorre attraverso la pinza dei freni, quindi man mano che le pastiglie si consumano la pinza avanza attraverso queste colonnette. Io le chiamo colonnette, ma di sicuro avranno un nome specifico, ma a quanto potete vedere, guardate, sembra un bullone a tutti gli effetti, soltanto che è liscio qui. Quindi ne abbiamo un'altra anche qui, questi qua magari prima di montarli si potrebbe dare una spazzolata se sono molto sporchi, e poi dopo metterci del grasso e infilarli dentro. I miei sono già puliti perché li ho fatti da poco tempo fa. Allora, la pinza adesso è già alla molla, ma dobbiamo ancora portare il pistone indietro, quindi con un cacciavite andiamo a prendere in un punto dove possiamo indietreggiare. Eccolo qua, l'abbiamo trovato. Olè. Ecco qua, praticamente non va più. Ma prima di togliere del tutto la pinza bisogna liberare il filo, quindi il segnalatore. Per il segnalatore facciamo così, lo facciamo ruotare, perché c'è questa plastichina qui che va incastrata in questa spiaggetta qua dietro al fuso. Andiamo a liberare qui la spina. Ecco qua, perfetto, perché praticamente la pinza rimane all'interno del pistone. Vale. Le confrontiamo prima di proseguire. A quanto pare sono loro. Andiamo a togliere anche questa. Questa qua riusciamo più a controllarla perché non c'è il ferro dietro, quindi riusciamo a mettere uno sopra l'altra per controllarle, mentre lì c'è il ferro e si fa fatica, non si riesce. Dopo che ci siamo accertati che le pastiglie sono loro, quindi possiamo proseguire, che quasi sicuramente anche i dischi sono loro. La pinza l'ho messa qui, non tira il tubo né niente, quindi non si rompe niente, è solo appoggiata lì e speriamo che ci rimane. Con la pistola andiamo a svitare le due viti qua dietro che tengono i portapinze fermo, con due bulloni da 21. Ecco qua, e il portapinze e via. I bulloni, a differenza del posteriore, sono uguali, mentre lì, non so se vi ricordate, c'era uno corto e uno lungo, ma è fatto proprio così. Stessa cosa anche qui, abbiamo dei distanziali, quindi con un'unica vite andiamo a liberare tutto, quindi il distanziale e il disco. Ecco qua. Vediamo se questo fa il bravo, che con due martellate viene via. Non viene via. E qual è il problema? Ci mettiamo un po' di svito nei buchi, che magari riesce a penetrare giù e ci aiuta a staccare, praticamente come abbiamo fatto sul posteriore. Ancora qui,
Olè. Vediamo se stavolta viene. Certo che viene. E andiamo subito a controllarli. Quindi controlliamo così. Il raggio esterno e c'è il mozzetto, idem, e anche qua c'è, quindi ragazzi è lui a tutti gli effetti. Appoggiamo qui momentaneamente, questo lo mettiamo qua, che prima di montarlo lo puliamo, gli diamo una bella spazzolata anche qua davanti, mettiamo il grasso aramato e via andare. Quindi spazzolino, drac, perfetto. Grasso. Straccio, sgrassante, ok. Andiamo a prendere il buco qui del bullone della vitina piccola, quindi tac, questi non servono più, questo neanche. Andiamo a mettere lo dei viti del portapinze, usiamo sempre questa loctite qui della Febi, sempre un pochettino in punta, niente di più niente di meno, senza esagerare. Ok. Allora, per il portapinze, stesso trattamento che abbiamo fatto sul posteriore. Quindi, con una spazzolina andiamo a pulire all'interno dove alloggiano le pastiglie. Olè. Olè.
e due. Mettiamo alla prima velocità. Gli do un colpo al mano. Allora, io vi lascio tutto in descrizione, sia per quanto riguarda i prodotti che sto usando, qualche link, vi lascio anche magari qualche copia di serraggio, perché so che qualcuno me lo chiede. Pastiglie, quindi questa senza segnalatore all'esterno, questa con segnalatore e il ferretto l'andiamo a mettere qua dentro nel pistone. È semplicissimo, basta spingere. Ah, prima di spingere vi voglio far vedere questa storia qui di queste colonnette, no? Ovviamente noi qua andremo a metterci un po' di grasso, ma vi volevo far vedere appunto il funzionamento, visto che ne abbiamo parlato diverse volte. Basta metterci un po' di grasso qui sulla parte anteriore della parte liscia. Questo qua è un gommino, guardate, e poi dopo qua ci va il tappino, quindi rimane tutto protetto, non ci entra lo sporco dentro, perché questo qua è un vero e proprio pistoncino, quindi deve stare pulito dentro. Quindi si infila dentro, ecco qua, vedete? Uguale faremo anche qui, grasso in punta, così dentro si mantiene pulito. Una volta messo il tappino, lo mettiamo in posizione, poi pastiglia. Dicevo, questa qua per metterla è semplicissima, mettere in posizione e spingere dentro. Allora, se fa il capriccio magari la evitiamo noi a stringere le molle e andare dentro, ma in teoria dovrebbe andare da sola. A volte sì, a volte no, anche perché sono tre, vedete, quindi devono andare tutte e tre dentro qui all'interno del pistone. Potete immaginare che deve essere così forte, se no altrimenti non è la stessa cosa. Ecco qua, ok, i due pistoncini qua sono dentro, li mettiamo a filo pari qua, così quando dobbiamo andare ad avvitarli si trovano già lì in posizione. Per quanto riguarda il filo, fare attenzione, fategli fare il giro che faceva prima, quindi così, diversamente non può andare. Quando siamo in posizione, quindi che la pinza è così, con la sette a brugola ci assicuriamo che si avvita. Uguale anche sotto, ecco qua. Io faccio con questo avvitatore trasversale più veloce, si può fare anche a mano, quindi io mi assicuro che sia avvitato e poi ci do con questo. Ok, ci do il colpo finale così a mano, e uno, due. Andiamo a metterci il filo qui che passava nel tappino qui dello spurgo dei freni, così, tac. Poi andiamo a inserire nella sua spina, così ci assicuriamo che fa il click. Poi dopo andiamo a inserirlo nella sua spiaggetta qui in ferro, facciamo ruotare per incastrarla. Direi che fino a qui è tutto a posto. Ci mettiamo i due tappini, quindi vi faccio vedere anche voi. Uno, e dov'è l'altro?
imbucato qua dietro, e due. Infine abbiamo il ferretto. Io per comodità vado prima del buco qui in basso, poi dopo con il pollice tengo fermo in quest'altro buco e poi dopo con il cacciavite vado dietro, tac. Ecco fatto. Ovviamente ragazzi, dall'altro lato non ve lo faccio vedere, tanto la procedura è uguale identica a quella che abbiamo appena fatto adesso in questo istante. Quindi noi ci vediamo tra un attimo. E siamo arrivati alla fine anche di questo video, ma prima di salutarci bisogna andare a pompare il pedale del freno, che è molto importante. Ovviamente ragazzi, in descrizione troverete tutti i link per quanto riguarda i prodotti che avete visto in questo video. E vi ricordo sempre che se volete supportare il Pircol Meccanico basta fare un qualsiasi acquisto attraverso i link Amazon che troverete nelle descrizioni. Ragazzi, io vi invito sempre a iscrivervi al canale, mettete un bel like e attivate anche la campanellina così non perdete i prossimi video. E noi ci vedremo al prossimo. Ciao a tutti!